Ciao a tutti! Oggi prepareremo le crepe con prosciutto e mozzarella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono latte, farina di tipo 00, sale, uova, acqua, burro, prosciutto cotto, mozzarella, besciamella e parmigiano grattugiato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro. Ed azioniamo il bimby per 2 minuti, 70 gradi, velocità 2. Aggiungere l'acqua. Il latte. La farina, le uova ed il sale. Ed azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 4. Il composto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e far riposare in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso il composto, adesso scaldare una padella antiaderente, ungerla con un pizzico di burro e versare un mestolo di pastella e cuocere le crepe. Dopo aver cotto tutte le crepe, adesso andremo a farcirle. Mettiamo il prosciutto. La mozzarella. E la arrotoliamo. Fare una base di besciamella in una pirofila. E posizionare le crepe. E proseguire così per tutto il resto delle crepe. Condire con la besciamella anche sopra. Spolverizzare con il parmigiano grattugiato. In forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti circa. Le crepe sono cotte, serviamole. Crepe con prosciutto e mozzarella. Grazie e alla prossima ricetta!